Ciao a tutti, benvenuti all'appuntamento con Scacchi e Giochi Strategici. Continua l'assurdo match tra Vladimir Kramnik, campione della PCA, e Veselin Topalov, campione della FIDE. Siamo nel 2006, quindi campionato del mondo di scacchi di riunificazione. Ieri abbiamo visto le prime quattro partite dove Kramnik ha cominciato alla grande con due vittorie. Topalov ad un certo punto pensava che Kramnik barasse con un programmino nel camerino. Perché? Perché tutte le volte che toccava muovere Kramnik si alzava e andava alla toilette e poi tornava e faceva mosse. Trovava delle continuazioni uniche per difendersi dagli attacchi furibondi del bulgaro. Ora andremo a vedere altre quattro partite, la quinta, la sesta, la settima e l'ottava. Ho cambiato un po' la grafica, così teniamo anche acceso il motore per vedere se c'è qualche sospetto, no? Se effettivamente qualcuno dei due o tutti e due usa qualche aiutino. Bene, gara 5, Kramnik pezzi bianchi. Surprise, Kramnik non si presenta alla partita. Motivo: siccome Topalov aveva insinuato, senza comunque delle prove, che lui barasse con i motori, scrisse una lettera alla FIDE e all'organizzazione del torneo, del match, che lui, se Topalov non ritirava le accuse, non avrebbe più giocato. Ok? E si cominciò a cercare di trovare la quadra, no? Un compromesso. Gli animi erano molto accesi. Alla fine, la Federazione Internazionale degli Scacchi decide di dare la vittoria forfè a Topalov in cambio della continuazione del match e della cessazione delle polemiche da parte del bulgaro. Quindi gara 5 non si gioca, Topalov vince a tavolino, 2-1 per Kramnik. Andiamo a vedere a questo punto, Kramnik, avendo firmato questo accordo, se giocherà o meno gara 6. Andiamo a vedere gara 6. Gara 6, Topalov pezzi bianchi e Kramnik si presenta. Ora, Topalov ha vinto questa partita forfè, accorcia le distanze a 8 partite dal termine. Una boccata d'ossigeno. Vediamo se giocherà con la paura che Kramnik continuerà a barare oppure no. Topalov apre 1 di 4. Kramnik di 5, probabilmente un'altra semislava. C4, C6, ok, si può giocare la slava da questo schema, ok, oppure altri tipi di schemi, tipo la semislava di Kramnik. Cavallo F3, cavallo F6, cavallo C3. Ora, se il nero cattura il pedone e poi sviluppa il vescovo in F5, siamo nella difesa slava. Se gioca E6, se entriamo nella semislava. Vediamo Kramnik cosa vuole giocare. Kramnik cattura subito il pedone, quindi potrebbe giocare come in gara 2, credo, la difesa slava, con cui aveva vinto. A4 per impedire B5, questo schema l'avevamo già visto in gara 2. Vescovo F5, ok, siamo in una slava classica.
variante cecoslovacca. Qui vedete il nome della variante, queste sono le linee del motore e questa è la valutazione. Qui c'è il numero di partite giocate con questa variante, così possiamo dare un occhio anche alla preparazione e se c'è qualcosa, se si nasconde qualche imbroglione. Ora, qui il motore consiglia E3, cavallo E5, cavallo H4 che attacca il vescovo per guadagnare la coppia dei vescovi. E sono le tre linee principali. Topalov gioca cavallo E5. Cavallo E5 vuole subito andare a interrogare questo pedone, che generalmente nella slava il bianco ricattura. Motore da più 0-1 non è la migliore in assoluto, il motore preferisce E3, però è valida anche questa linea qua. E6 apre lo sportellino per far uscire il vescovo. Ora qui ci sono diverse varianti. F3 è la più giocata in assoluto ed è una variante molto tagliente. G3 con l'idea di mettere il vescovo in fianchetto. La cattura del pedone di cavallo è considerata non tanto buona perché aiuta il nero a giocare subito C5. Vescovo G5 è ancora possibile, però queste due linee danno già leggero vantaggio nero. Dobbiamo concentrarci sulle prime tre linee. Vediamo Topalov cosa gioca. F3, la linea più aggressiva, la variante Wiesbaden della slava. Una variante che tra l'altro io non conosco, non mi ricordo di aver mai visto, anche se il motore dice che è la più giocata, io questo schema qua con F3 non l'ho mai visto. C5 chiaramente vuole rompere un po' il centro, no? Al bianco. Ora con E4 si scalcia via quel vescovo, infatti subito E4. Qui vescovo G6 la migliore, infatti la gioca. Ora qui D5 aggressiva, molto complicata come linea. D5 vuole aprire un po' il centro e far giocare la coppia di vescovi. Vescovo E3 è più tranquilla. D per C5 cambia le donne, non credo che Topalov entri in questa linea. Vescovo E3, una linea tra virgolette più tranquilla, permette il cambio del pedone D4. Presa di donna, attenzione, una variante semplificatoria. Probabilmente Topalov ha voluto studiare un po' il Kramnik post polemica e andare giù tranquillo e vedere se casomai trovava in difficoltà. Presa a presa, allora vuole magari cercare di temporeggiare. Per magari provare ad attaccare in un secondo momento, in un'altra partita, no? Prima non vuole subito sbilanciarsi. Peccato perché la variante era interessante. Cavallo in D7, propone il cambio, presa, recupera il pedone e il bianco sta discretamente bene perché ha due vescovi attivi, cavallo sviluppato. Una forte struttura pedonale, però il nero con un'attenta difesa può ambire a una patta. A6, vuole far andare il cavallo o il vescovo in B5, ovviamente questa casa è da controllare. Re E2, attenzione Topalov, Re E2, che non è considerato. Non è considerata buona dal motore. Il motore consiglia un Tore C1 molto prosaica, anche perché prende la colonna C. A5 interessante per bloccare eventuali B5 future e togliere questa casa al nero. Molto forte A5, mi piace.
o cavallo e2 con idea di manovrare in f4. Topalov sorprende tutti, gioca re e2. Vuole vedere, secondo me, se giocando una linea non considerata dai motori, se Kramnik continua con le migliori, no? Perché? Perché se uscite fuori dalla preparazione casalinga, anche l'avversario è fuori dalla propria preparazione contro la vostra preparazione. Quindi, che succede? Che dovrebbe mettersi a pensare, se ragiona con la sua testa. Se usa il motore troverà sempre la mossa migliore. Cioè, questa è una posizione inedita, probabilmente. No, non è inedita, però poche partite ci sono. Con re e2. Qui torre g8 o torre c8 a migliore del motore. Notare, torre g8 è una mossa allucinante. Non ha nessun senso strategico. Impedisce poi al nero di arroccare, una torre su una colonna iperchiusa. Non avrebbe senso. Torre g8. Torre g8 è molto più logica. Vediamo un po'. Kramnik. La gioca, torre G8, la gioca. E qui Topalov, secondo me, sta cominciando a prenotare i suoi pantaloni marroni, perché qui se la sta facendo nelle mutande. Ma torre G8, ma che senso ha? Torre G8, che senso ha? Ditemi che senso ha sta mossa. Torre G8, una mossa alla Griffin, toroni pernigotti messi in posizione chiusa. C'è un'idea dietro torre G8, credo sia l'unica idea possibile, immaginabile, quella di svincolare il vescovo dalla difesa del pedone G7, però torre G8 è antistrategica da matti, no? A occhio. Ora Topalov, bisogna vedere qua se gioca H4, A5. Torre HD1. Topalov non sta usando nessuna macchina, probabilmente, no? Quindi lui non sta barando in questo caso, perché sta giocando linee molto secondarie. Ora, vescovo B4 consigliata per il nero è abbastanza solida, anche perché sviluppa un pezzo. Ma Kramnik gioca torre C8, non la migliora. Evidentemente non è andato a toilette, perché il punto è che tutte le volte che Kramnik si alzava e andava alla toilette, il sospetto era che lui guardasse, insomma, scrutasse l'oracolo di Delfi per scoprire le mosse migliori. Però quando stava seduto al tavolo probabilmente non doveva giocare con la sua testa, no? Sempre secondo la teoria del complotto. E poi non può mica andare tutte le mosse alla toilette, no? Sarebbe assurdo, sarebbe come convalidare il teorema di Topalov. B3, Topalov sta giocando molto passivo, tranquillo, non so, non vuole esagerare questa partita. Vescovo C5, anche Kramnik, vedete, questa è una partita subito dopo l'accordo. Evidentemente nessuno dei due voleva dare l'idea di barare o cosa del genere, quindi è una partita apparentemente umana, a parte quel torre G8, però A5, interessante questa idea di bloccare sulle case scure, E7, la seconda linea del motore, mette in comunicazione i toroni pernigotti. Però quando non ci sono le donne sulla scacchiera, queste mosse di re sono all'ordine del giorno, niente di preoccupante. Ora cavallo A4, attaccare il vescovo, consigliata. H4. Bene, la migliore, attacca il vescovo. Vescovo B4, la migliore. Adesso sta cominciando a infilare i migliori del motore. Interessante. Apparentemente qui il bianco rischia di perdere un pedone, quindi cavallo B2 per difendere il pedoncino col torrone pernigotti. Bene. Cavallo B6. Una girandola di cambi. Presa. Presa col vescovo.
Il bianco ora è solido, però il nero non corre pericoli. Ora, motore conciliatore C6 è logica perché non può giocare il turno Pernigotti in D8 perché c'è il vescovo, quindi raddoppiare sulla C potrebbe essere un'idea. Invece gioca F6. Questa è una mossa che non ho capito tanto. Forse l'idea di giocare il vescovo F7. Torre D3. Torre C6. Ci va adesso. H4. Comunque lo schema è più o meno lo stesso. Più o meno stanno seguendo più o meno la linea del motore. Ma non credo stiano barrando. G4, vescovo C5, raddoppia il turone Pernigotti, cambia quel vescovo, scacco, Kramnik si rifugia, Topalov recupera il vescovo. Ok, Kramnik ha un pedone in più. Però il pedone E6 è fragile, infatti torre in D6 minaccia di prendere il turno Pernigotti e minaccia di catturare E6. Però qui una posizione veramente equilibrata, ok? Torre D6, presa, presa e adesso recupera il pedone in E6. Altro cambio di turno Pernigotti, presa, presa. Topalov gioca B4 perché può anche prendere il pedone in A6, uno dei due cade, quindi non c'è nessun problema. E5 prende il pedone e qui si sono accordati per la patta. La partita tranquilla, ok? Quindi dopo le polemiche. Andiamo a vedere gara 7 a questo punto qua. Con Kramnik con i pezzi bianchi, vediamo se Kramnik riuscirà ad incrementare il vantaggio. Andiamo a gara 7. Ok, gara 7, Kramnik in vantaggio 2 a 1, Kramnik pezzi bianchi. D4, è un match improntato su D4, ok? Entrambi i giocatori vogliono giocare partite di donna, quindi ci sono, è un duello teorico in realtà sulla preparazione. D5, Topalov non gioca più cavallo F6, gioca D5, C4, C6. Cavallo F3. Cavallo F6. E3, E6, sembra, ma aspettate un attimo, non vorrei aver confuso i giocatori, che succede? Attenzione, sì, scusate, hanno invertito i colori dopo metà match, e quindi Topalov di nuovo con pezzi bianchi, scusate, non è Kramnik, infatti dicevo, ma cosa, gioca la Semislava, anche Topalov? Scusate, Topalov ancora a pezzi bianchi perché quando si arriva a metà del match si invertono i colori. Non so come mai questa decisione qui è attuale. Anche il match di Carlsen con Nepomniachtchi, no? Dopo chi inizia col bianco quindi bianco-nero, bianco-nero, bianco-nero. E poi di nuovo col nero, quindi si ribalta la situazione in gara 7. Qui si è ribaltata in gara 6, ok? Quindi la partita forfè mi ha messo anche un po' in confusione. Comunque, Topalov, pezzi bianchi. Allora, col bianco ancora la possibilità di recuperare. Siamo 2 a 1. Sempre stavolta semislava. Kramnik alterna semislava a slava normale. Vescovo di 3. Presa, presa. C5, attenzione, non gioca B5.
Non gioca subito B5, gioca C5, uscendo un po' dai binari della semislava. Arrocco corto, A6. Sembra un gambetto di donna accettato quasi, eh. In realtà questa è una variante del gambetto di donna accettato, posticipata. Ora qui si può entrare nella partita di Spassky contro Fischer del 92. Spassky prese pedone in C5 e cambiò le donne, se non erro. È anche la migliore del motore. Vescovo B3. Topalov non prende il pedone. Mantiene un po' di tensione. Ora B5, idea C4. Invece no, Kramnik non gioca questa variante. Prende il pedone. Un Kramnik che sta puntando a semplificare. Bianco gioca col pedone isolato. E questo vuol dire che il bianco gioca per attaccare col pedone isolato. Ok? È una debolezza il pedone isolato, però. Se lo si ha, bisogna giocare dinamico, altrimenti quella debolezza lì, mai cambiare tutti i pezzi e andare in finale quando sei al pedone isolato. Bisogna giocare con i pezzi. Cavallo C3, vescovo E7, mossa di sviluppo, torre E1, arrocco corto, A4. Ok. Un piano un po' lento per Topalov che decide di impedire B5. Gioco totalmente pari. Vescovo D7, cavallo in E5. Qui è tutta teoria, probabilmente. Vescovo in E8. E all'epoca fu una novità perché è stata giocata solo in questa partita. Novità teorica. Vescovo E3. Torre C8. Torre C1. Cavallo B4. Cavallo B4. Interessante. Cosa vuole fare? Vuole ricollocare il cavallo in D5. Probabilmente. Donna F3, controlla la casa di 5 con vescovo, cavallo e donna. Però vescovo C6, la migliore del motore, signori. Qui mossa controintuitiva perché dà via la coppia di vescovi. Comunque il vescovo l'ha messo in E8 e era un po' passivo, adesso vuole darlo via per quel forte cavallo in E5. Topalov il cavallo lo vuole tenere perché è fortissimo. È il tipico cavallo delle partite di donna che va in E5, chiamato anche il cavallo di Finsbury. Qui Kramnik ne approfitta per mettere il vescovo su un caposaldo. Se riesce a cambiare il vescovo, tra virgolette, buono del bianco, con questo che generalmente è cattivo, anche se in questo caso non è cattivo. Questo vescovo gioca sempre peggio di questo vescovo in queste strutture, ok? Purtroppo adesso giocare vescovo C2 è brutta, perché chiaramente cambia. E qui Topalov deve rinunciare a questo vescovo, oppure cambiare col cavallo sul vescovo. Infatti, presa, presa. Torre D1 perché vuol tenere sul retto il pedone isolato. Torre C7 vuole raddoppiare sulla C. Vescovo G5, un po' di manovra, ma qui un po' di piattume secondo me. Donna F3, un po' di cincischio. Torre D8, logica. H4. Oggi tutti dicono che è sempre sto H4, sto A4, sono infatti stati trovati da Alfa Zero, ma non è vero. Venivano sempre giocate queste mosse.
Oggi vi dicono che si gioca l'AlphaZero. Giocano all'AlphaZero con queste idee che una volta sarebbero state tacciate di blasfemia. Ma in realtà, come avete visto in tante partite dei miei video, H4 si gioca volentieri, la giocavano in tutte le epoche, anche nel 1800. H6 interroga il vescovo, vescovo C1. Al motore non piace tanto perché chiaramente ora il vescovo ostruisce anche la colonna per i torni per Nigotti, però Topalov lo vuole sempre tenere per un eventuale sacrificio, non si sa mai. Piano un po' articolato. Kramnik attacca il torrone per Nigotti col vescovo. Torre F1. Le torri di Topalov sono chiusissime. Torna indietro col vescovo. G3. G3 serve per tenere le case scure. Sa mai che il nero voglia metterci un pezzo prima o poi. Vediamo. B6. Donna E2. Adesso Topalov potrebbe anche provare a spingere F4, insomma, provare qualcosa di aggressivo. È una semplice manovra, perché fare F4 indebolisce parecchio. Cavallo E7. Torre E1. Via il cavallo. Presa, presa. Cambio di torni per Nigotti, prende con la donna e Kramnik comunque sta leggermente meglio in questa posizione. I due cavalli giocano meglio della coppia dei vescovi perché le strutture pedonali sono rigide. Rigide e simmetriche. Eccoli. Cavallo su avamposto, cavallo in D5. Vescovo di 2, Topalov non vuole rinunciare alla coppia dei vescovi. Torre C5, migliora il torrone per Nigotti, donna G4, idea, vescovo per H6, ovvia, cavallo F5 difende H6, donna E4. Donna E4. B5. H5. Topalov ci sta provando, però motore da gioco pari. Presa. Presa di donna. Torre B5. Attacca vescovo. Cioè, non lo attacca, però. Migliora su torrone per Nigotti. Torre C1 attacca la donna, donna B7, raddoppia, adesso il vescovo è chiaramente sotto attacco, vescovo C2, cavallo B6 attacca la donna, donna G4, ripropone minacce tipo vescovo per cavallo, pedone per, donna per, guadagnando un pedone. Comunque c'è pressione con quei due vescovi. C'è un po' di pressione. Torre per B2. Prende il pedone Kramnik. E qui Topalov non prende cavallo. Prima attacca la donna. Fa perdere un tempo. Fa perdere però lo fa guadagnare in realtà perché sta attaccando il vescovo sospeso. Però qui il vescovo C3 dovrebbe essere logica. Attaccare il torrone per Nigotti. Invece no. Topalov qui. La mossa logica è vescovo C3, però lui gioca vescovo E1, che è forte uguale. Cavallo in D5. Vescovo D3. Attacca il pedone A6. Guardate sti cavalli come sono fastidiosi. Se ci fosse stato Eberla, questi cavalli non ci sarebbero stati sulla scacchiera. Vescovo F1,
Topalov si sta mettendo i vescovi in tasca, no? In saccoccia. Perché dice, ah, vorrei mica tenerli troppo aperti, no, i vescovi. Teniamoli in saccoccia. E arriva sto cavallo di nuovo. E ritira anche la donna. Topalov ha messo tutti e quattro i pezzi sulla prima traversina. No, come per dire, non farmi male, no, ti prego, so che usi i motori. Ma proprio per questo io ti faccio vedere che sono una personcina innocua. Guarda, sto mettendo tutto indietro, non usare il motore, vai, puoi vincere anche senza. Puoi vincere anche senza, cavallo per, altro pedone partito. Donna per, cavallo per, compenso della coppia di vescovi, però materiale comincia già a essere frastornante, meno due pedoni. Re K7. Torre C7 attacca cavallo. Difesa indiretta attacca vescovo. Via un cavallo, via un vescovo. Ora non ha neanche più la coppia dei vescovi, ha due pedoni in meno. Vabbè che il pedone A sembra un po' debole. Ok, recupera quello in F7, chiaramente. Ora solo un pedone in meno. A4, A5, pedone passare. Re G2 si toglie dall'inchiodatura. Attacca il torrone per Nigotti corre. Okay. Torre A7, attacca il pedoncino in A5. Torre 5 difende pedoncino. G4, attacca cavallo. Cavallo di 6. Vescovo in D3, F8, vescovo G6, toglie case chiare al re, torre D5, F3, E5. Centralizza re Topalov, scacco. Scacco di Kramnik, attacca il torrone per Nigotti, torna indietro, re E2. Kramnik è tutto sotto controllo, ha solo questi due pedoni un po' deboli, però ha pedoni in più. Attacca cavallo, topalo, difende, guardate che roba, è una fortezza. È impossibile scardinare questa fortezza. Kramnik continua a ciondolare. Ciondola, ciondola, ciondola. E Kramnik ottiene una patta. Col nero ancora. Quindi due neri consecutivi, due patte. Essendo in vantaggio 2-1, l'inerzia del match è dalla sua parte. Ora Topalov dovrà giocare con i pezzi neri. Andiamo a vedere gara 8, l'ultima di questa puntata. Gara 8, Topalov, pezzi neri sotto 2-1. Gara 8, attenzione, questo è un match sulle 12 partite. Deve cercare di recuperare anche quei pezzi neri. Ma un match sulle 12 partite, secondo me è assurdo, che non, troppe poche, sono troppo poche 12 partite. D4. Kramnik, anche ancora partita di donna, D5. C4, C6, cavallo F3, cavallo F6, duello su sta slava, cioè, tutto il match è un duello teorico su slava e semislava, praticamente. Topalov sta giocando la semislava, E3, cavallo BD7, vescovo D3. Presa, presa, B5, vescovo E2. Topalov sta usando l'arma di Kramnik, sta usando l'arma di Kramnik, incredibile signori, incredibile, incredibile.
Vuole vedere se Kramnik patisce a giocare contro la sua stessa arma letale. Secondo me Topalov si è portato dietro il programmino, qua, perché ha detto, secondo me il programmino di Kramnik gioca solo la semislava. Allora devo comprare questo Fritz 15 milionesimo, no? Il super motore dell'epoca. Ma il super motore dell'epoca era impostato solo sulla semislava. E allora, vabbè, se è impostato sulla semislava io devo vincere. Chi se ne frega, gioco quello che mi dice di giocare. Vediamo. Secondo me qui Topalov è lui che sta usando il motore, vediamo. Pesco B7, arrocco corto. Sta usando proprio la variante di Kramnik, con B4. Cavallo A4, Kramnik la conoscerà bene. Uno può dire, ma come giochi l'apertura di Kramnik, la conoscerà a menadito. E chi se ne frega, lui gioca con Fritz. Vuole restituire pan per focaccia. Infatti Kramnik qui comincia già con una... No, qui Topalov. Topalov in precisione. Topalov in precisione. Vediamo. Presa. Cavallo per. Qui, motore, insomma, dà un buon vantaggio al bianco. Qui Topalov ha detto, ma mi avete fregato. È una sola questo motore, questo computer. Cosa mi avete venduto? La baracchetta cinese, non so, made in Taiwan. Cosa mi avete preso? Il motore del discount. Questo è il motore dei magazzini Denker. Ma che roba è? Meglio che gioco con la mia testa qui. Scacco. Kramnik invece gioca le migliori. Cavallo di sé. Cavallo C5. Donna C7. Donna D4. Non bellissima. Torre D8. Vescovo D2. Qui adesso deve giocare donna A5 per salvare la baracca, e Topalov che è già sotto. E la gioca! E la gioca! Donna A5, attacca vescovo. Vescovo C6, migliore del motore, ora qui. Bisogna giocare vescovo E7. Lasciare in presa il vescovo in B7. Attenzione! Qui comincia la modalità motore. Chiaramente il vescovo non si può prendere, se no arriva un doppio. Due pezzi per il torneo per Nigotti. Posizione complicatissima. Ma vescovo E7 è davvero allucinante. E la gioca! La gioca! Topalov la gioca! Lascia il vescovo in presa. Ma il vescovo non si potrà prendere? Vabbè, se prende il vescovo, Topalov prende il cavallo in A4, chiaramente. Torre C1, difende il vescovo. Presa, doppiazzo, prende il cavallo, prende il torne per Nigotti, è dato due pezzi leggeri per il torne per Nigotti, Topalov. Kramnik sta leggermente meglio, attenzione. Donna per B4 e non vescovo per B4 come consiglia il motore. Chiaramente Topalov è stato fregato, secondo me. Gli hanno dato il motore della PlayStation 1, anzi, dell'Atari, del Commodore 64. E qui cambia le donne, chiaramente. Qui adesso il gioco è pari.
Cavallo di 5 attacca vescovo. Vescovo di 6. Il nero non può arroccare. F5, la migliore del motore per mettere re in F7. Però fanno un po' paura questi due pedoni qua del bianco, no? Fanno un po' paura perché uno dei due diventerà passato. Vediamo. Inchioda un posto vescovo. Ora bisogna giocare cavallo 5 B6. E la gioca! Migliore del motore! Qui bisogna stare attenti, perché la migliore del motore è anche l'unica che tiene il gioco più o meno pari, no? Perché poi il nero rischia di andare a stare peggio. Torre C6. Vescovo 7, la migliore del motore. Torre, anche Kramnik comunque sta giocando le migliori, eh. Il re F7. E la gioca. Torrone per Nigotti, attacca il pedone A. Torre A8, la migliore del motore. Ma uno poteva dire, ma può spingere in A5? No, torre A8, la migliore del motore. Torre B7. E adesso A5. No, non la gioca. Toglie il re dal traversino. Cambia il vescovo, presa presa, torre C1, A5, la gioca, la migliore del motore, A5, torre C6, cavallo D5, ancora la migliore del motore, ma qui bisogna giocare H3, bisogna farsi un buco per il re, H4. Vuole esagerare Kramnik, H3 è troppo facile, meglio H4. All'alfa 0, vedete, all'alfa 0, quando non c'era ancora alfa 0. Non credete a tutti quelli che vi dicono che i motori hanno inventato le spinte di pedoni laterali, non credeteci. H6, H4. G5, signori, tempesta pedunale. Qua bisogna prendere, probabilmente. Presa, presa. Qua bianco deve trovare G4, dare un pedone per spaccare quel muro. Invece non la fa. Il nero sta cominciando ad avere un leggero vantaggio. Il nero deve giocare lui G4, eh. E la gioca, Topalov sta restituendo pan per focaccia con il motore, anche se è un motore del discount, insomma, gli basta e avanza. Cavallo F6, la migliore del motore. B3. Qui cavallo E8. Gioca, gioca anche cavallo E8, signori, gioca tutte le migliori del motore. F3, Kramnik sta tenendo botta contro sto motore. Qui cavallo F6 o cavallo D6. No, attenzione. G3 per togliere una casa al re. Fanno rima, no? G3, H3, F3, tolgono casa al re, perché sono i pedoni vicino all'arrocco, devono far rima per forza. Cavallo F6, la migliore del motore, vai. F4, comincia già un po' a fare delle porcherie anche Kramnik, perché chiaramente sarà corto di tempo, siamo già alla 39ª mossa. Siamo al controllo del tempo qua, eh. Re D6, la migliore del motore, vai. E qui con meno 1,40, usando il motore, la partita è game over, eh. È game over. Tra umani, meno 1,50 non è niente, ma qui Topalov, secondo me, gli ha voluto restituire tutto. Re F3,
Cavallo di 5 è la migliore per tenere il vantaggio. E la gioca, figuriamoci se non la giocava. E qui Kramnik dice: io mi mangio il pedone, mi mangio il pedone, ma non ha fatto i conti. Lui pensava che, analizzato secondo me, cavallo per E3, che dà un vantaggio comunque buono, ma è un più 2,30, insomma. Però qui Topalov deve giocare cavallo C5. E la gioca anche cavallo C5, non prende il pedoncino, perché il motore gli ha detto che non bisogna prendere il pedoncino. Ecco. Torna G7, ma qui la partita è già game over. Qua va bene, attacca il pedone B3, attacca il pedone A5, Kramnik. Scacco, ah, attenzione, Topalov sta un po' pasticciando, a corto di tempo anche lui. Non ha preso quel pedone in E3, pensa che sia avvelenato. E qui cavallo E4 chiude la partita. E infatti la gioca. Qui c'è una rete di matto ancora. Qui attenzione, qui prendi matto, non stai attento. Scacco, Reina E7. E Kramnik fa vendemmia di pedoni, fa vendemmia di pedoni. Scacco in G3, clamoroso. Re 2, da abbandono questo, come dice mio amico Super Speed. Scacco. Re F1. Torre per B3, via. Adesso tutti i pedoni di Kramnik vengono mangiati inesorabilmente. Ma qui perché non abbandona? Guarda, una vendemmia mostruosa, tutti i pedoni morti. Kramnik dice: io ho il pedone passato, vado a donna col pedone. Ma qui prendi matto. Qui se non stai attento prendi matto. C'è matto in 5. Signori, c'è matto in 5. Matto in 5. Kramnik non ha visto che finiva con matto in 5. Scacco. E adesso Kramnik l'ha visto. Matto in 4. Ha abbandonato. 2-2, Topalov, micidiale, signori, micidiale. Volevo andare a vedere una cosa qui, se si può. Andare a vedere qua il motore. No, non si può vedere. Volevo vedere un po' come analizzava la partita. Non si può vedere. Bene, signori, 2-2, mancano 4 partite e qui bisogna vedere chi saprà usare meglio i motori. È mostruoso. Topalov questa partita mi ha impressionato. Un giocatore clamoroso d'attacco e ha usato la difesa di Kramnik, ha usato la difesa di Kramnik, signori. E allora vuol dire che questa difesa qua era usata perché il programmino gliel'aveva installata. Ora facciamo due chiacchiere, ok? Tanto questo video è un po' più corto degli altri, una partita in meno, perché Kramnik ha voluto dare un forfait, un cadeau a Topalov. Venerdì non so ancora il personaggio misterioso, ne ho tre o quattro, no? In lista d'attesa, però non so decidermi, non so decidermi. Sarà una sorpresa fino all'ultimo, perché non riesco a trovare proprio personaggi clamorosi come Griffy. Come Griffy non c'è nessuno. Come diceva Rita Pavone, come te non c'è nessuno. Tu sei l'unico al mondo. E infatti, ho giocato un po' al Chop vietnamita, ho giocato parecchio, ho preso delle randellate, sono salito un po' di livello. E ho trovato dei mostri. Avevo 70% di vittorie e nel giro di una settimana adesso ho il 70% di sconfitte. Ho perso tipo 15 a 2, una cosa del genere. Devo affinare meglio la tecnica di quel gioco, perché quando il livello si alza un po', chiaramente, vabbè che io sono
uno dei più forti giocatori al mondo occidentali, perché sono anche forse l'unico giocatore italiano che gioca al Choap, è uno dei pochi occidentali, però io gioco contro i mostri vietnamiti che giocano al Choap da quando nascono. Loro nascono e i medici, no, il pediatra gli dà un set di scacchi cinesi con i tappi per coprire le pedine, e loro giocano così, c'è poco da fare. Programmazione, allora facciamo così: venerdì personaggio misterioso, domenica farò vedere qualche partita di Brady, che mi ha chiesto fai vedere le mie partite, fai vedere le mie partite, quindi. E poi mi ha chiesto di mettere anche la sua foto su Facebook, quindi foto del profilo Brady, foto della copertina Brady, c'è sempre Brady. Domenica tornerà Brady. Ora, sono indeciso se le commento io, perché lui potrebbe comunicare solo via radio da Manaus. Non può apparire in video perché non ha la tecnologia sufficiente, però può commentare via radio volendo. Ci ho parlato un po', adesso ha preso l'accento brasiliano, no? Quindi un po' particolare, mi fa ancora più ridere, nel senso, quando parla un po' così, alla brasileira, jogar. Cacci, ah, boh, o bicho è l'animale in portoghese. Poi cosa possiamo fare? Poi vabbè, martedì e mercoledì prossimo finiamo sto match qua. Volevo, non lo so, un periodo un po' così, sono pieno di dubbi, sono pieno di dubbi, sono anche un po' stanco, devo essere sincero. Giornate passano, una uguale all'altra e viene pesante. Personaggio misterioso, ma chi faccio vedere? Allora, tre nomi, tre giocatori pazzeschi, però insomma, chi potrò far vedere? Devo scegliere tra tre personaggi. Magari li farò vedere tutti e tre, non nella stessa puntata, ma il primo dei tre che voglio trattare, vediamo. Uno è il neozelandese Wade, Robert Wade, un giocatore che è nato nel 20, nel 21, adesso è ancora vivo, ha 100 anni, non so se è morto o ancora vivo. Comunque è un pazzo scatenato, uno dei pochi giocatori dell'emisfero australe, del continente australe, no? Perché giocatori australiani, neozelandesi, aborigeni, non ce ne sono, no? Anche quelli di origine anglosassone in Australia non giocano a scacchi, perché gli australiani, neozelandesi, sono quelli, diciamo, di origine inglese, sono persone che amano il rugby, il football australiano, amano lo sport fisico, l'attività fisica, sono persone corpulente, ex galeotti, sono, come dire, non loro, i loro antenati, perché erano delle colonie penali, l'Australia e la Nuova Zelanda, no? Quindi queste persone mica giocano a scacchi, questi qua, cioè, fanno a botte la mattina e la sera nei pub, sono irruenti, sono così. Quindi trovare un giocatore di quella nazionalità lì, di scacchi, un po' decente, è difficile. Gli aborigeni non giocano a scacchi, ovviamente, non sanno neanche cosa sono. Una volta hanno fatto vedere un set di pezzi a un aborigeno e si è mangiato
i pedoni, ma non sulla scacchiera, se li mangiati, no? I famosi cacciatori di teste, tagliatori di teste della Papua Nuova Guinea, no? Questi hanno visto i pedoni, diciamo, questi qua, soprattutto quelli bianchi, no? Perché amano mangiare carne bianca, no? Soprattutto questi esploratori che andavano in queste terre misteriose, e se li mangiavano, tagliavano la testa, poi se li mangiavano. Allora, vedono un pedone bianco, va, subito lo mangiano come se fosse uno snack. Altro giocatore che volevo far vedere è l'inglese Basman, un pazzo scatenato, uno che gioca le aperture più assurde. Altro che Eberla, gioca A3, H3, gioca delle cose spaventose. E poi un altro giocatore che volevo far vedere era Richter, Richter soprannominato il Boia di Berlino, giocatore interessante d'attacco, uno dei più forti attaccanti della storia degli scacchi, un tattico pazzesco, è stato prima scacchiera della nazionale del Reich degli anni 30, 30-40, ha giocato contro Klaus Junge, insomma era in squadra a Buenos Aires. Quando scoppiò la Seconda Guerra Mondiale, i giocatori della Germania, assieme agli altri, per solidarietà, non tornarono in Europa. E rimasero in Argentina come Elis Cases, come Sonia Graf, avevano paura di essere mandati al fronte, c'era la guerra, ma che, poi magari non è che lo zio Adolfo ci manda al fronte, cioè non è che, attenzione, perché poi anche Semisch rimase in Germania, rimase a giocare, diciamo, con i soldati, con la truppa, no? Poi disse quello che disse del Führer, insomma, si fece 6 mesi, insomma, di prigionia in un campetto. Richter invece era uno che, insomma, abbastanza fedele al regime, è rimasto, tornato in Germania, insomma, ha continuato a giochicchiare, però è un giocatore assurdo. Un giocatore assurdo, Richter. Le sue partite erano come i terremoti. Infatti la scala Richter l'avevano inventata perché hanno visto le sue partite, no? Tutti i pezzi che tremavano sulla scacchiera quando c'era Richter che giocava, la scacchiera veramente tremava come se ci fosse un terremoto. E da lì la scala Richter. La scala Richter, insomma, misura l'intensità dei terremoti. Però, vedendo giocare lui, si misurava l'intensità dei sacrifici, partite assurde anche di Richter, ma chi vi faccio vedere? Richter, Basman o Wade, che ha anche inventato una difesa, la difesa Wade. Vabbè, ve li farò vedere tutti e tre, però il primo che vi farò vedere, farò un sorteggio, prenderò 3 bigliettini e farò il sorteggio per chi inizierà. Comunque sono 3 personaggi, comunque tutti e 3 assurdi. Non a livello di Griffith, a livello di Griffith non c'è nessuno perché lui aveva Guru Peipal alle spalle. Guru Peipal è stato l'unico scacchista che ha seguito, che ha fatto diventare un mostro, perché tutti gli altri adepti non erano scacchisti, sono diventati, diciamo, degli illuminati, ma non sapevano giocare a scacchi, chiaramente. E che dire, in questo canale ci saranno sempre più sorprese. Vediamo quanto riusciamo ancora ad andare avanti. Tutto molto faticoso. Andrò avanti fino a che non arriviamo a 1000. Il mio obiettivo è arrivare a 1000 iscritti al canale, signori. Mettete il like, mi raccomando. Iscrivetevi, fate passaparola. Fate passaparola con i vostri amici su Facebook. Fate passaparola. Dite che c'è un pazzo che fa i video sugli scacchi. Canale come il mio non lo trovate da nessuna parte, perché vi faccio vedere cose incredibili, vi faccio vedere cose anche istruttive, vi faccio vedere anche match abbastanza conosciuti, famosi, ma vi faccio anche conoscere dei personaggi che sfido chiunque a trovare sul web, sfido
chiunque a trovarlo. Ok, ragazzi, ci vediamo venerdì con il personaggio misterioso. Farò il sorteggio e poi vedremo. E poi domenica le partite di Brady, signori, tornerà Brady. E con questo è tutto. Ciao e arrivederci.